Ecco, ora sto facendo il video. Stiamo andando a Rimini Comics 2014, secondo giorno. Secondo giorno di Rimini. Ah, ciao! Vabbè, il primo per noi, però secondo, quindi date ciao! E questo video finirà su YouTube. Carico già su YouTube da 4 mesi, 6. Ora lo rifarai. Rimini Comics, e ci sono anch'io in versione da mongoloide. Bella. No, qual è sta canzone? Sai cos'è sta canzone? Così non si capisce. Ah, ho capito. Vabbè, non so quello che dire. Lo sapevo, ne ero sicuro. Mi hai reso ridicolo davanti a tutti. Ciao! Sto riprendo tutti, chiodo arrugginito. Jack Burton. Salve. Devo rompere i coglioni entro sta macchina. Prese raimiane, mi raccomando. Sì. Tocca la faccia mia però. Vabbè, chiudo, se no si sprega la batteria. Se lo sarebbe mai immaginato. Io stessa quando ho fatto il provino e
tante colleghe insieme a me l'hanno fatto, poi hanno scelto la mia voce per quel personaggio, sono entrata a fare il primo turno così come si affronta una serie qualunque. Però Bunny era un po' magica, era un po' speciale, era una ragazzina, un'adolescente molto sensibile, molto maldestra. Si capiva che non era il solito personaggio, però da lì a immaginarsi che sarebbe diventato un successo così incredibile, no, credo che non se lo sarebbe aspettato nessuno. Ma dal primo momento che te la sei trovata davanti, questa Bunny, così sei la tua. Che cosa hai pensato di lei? Allora, cioè, la prima cosa, la cosa che mi ha colpito era che comunque lei era involontariamente comica e questa cosa mi piaceva molto. Sì, era buffa, inciampava, si trovava in situazioni di impaccio e doveva in qualche modo venirne fuori, alla fine ci riusciva suo malgrado. Hai mai pensato che, insomma, questi nemici fossero, sì, un attimino, un po', lo dico io la parolaccia, stupide? Cioè, le trasformazioni erano immense, lunghissime, perché non hanno mai attaccato nel frattempo? Non ho capito, perché non hanno mai attaccato? Ah, sì, attaccato, no, perché rimanevano abbagliati dalla trasformazione? Ah, c'è una spiegazione, certo. Okay. Di solito un mistero. Allora, da che parte sei? Come di croce, dove cazzo sei? Sì, bravo Vito. Oh cazzo. Bravissimo. Continua così. Vai. Sei pronto? Io credo di essermi perso. Come? Un'ora! Mi sto pisciando addosso! E chi ragazzi sta a casa? Signore, credo che abbiamo perso Bimbo a casa! Ah, le lacrime, guarda le lacrime! Mi sto pisciando addosso, tra poco fra 3, 2, 1... Pensa fra le cascate, rubinetti aperti... Sai l'ormo laggiù? Acqua che scorre! E si sta cambiando, letteralmente, piano piano. Dove eri? Dove cazzo arrivi? Mipa, dove cazzo sei finito? Tu sai che le 8:30, 9 saranno le 9.